La pastorizia, chi fa il pastore deve fermarsi, rilassarsi e avere un altro ritmo di quello moderno. Il nonno, il bisnonno, tutta la famiglia di mia moglie erano sempre pastori che pascolavano sul nostro territorio. Calcoliamo che avevano dai 2.000 ai 3.000 pecore, pascolavano da Grado, Montenanos, fino in Istria, erano dei pastori transumanti, avevano delle zone fisse dove si fermavano, mungevano, facevano il formaggio, vendevano le lana nel periodo. Questo è successo per secoli. Finendo la seconda guerra mondiale, Trieste e la Jugoslavia avevano fatto un confine, cioè non si poteva passare facilmente il confine. Cioè noi avendo tutti i pascoli limitrofi fra Italia e Slovenia in questo momento che c'è il confine, era quasi impossibile pascolare. E infatti il nonno di mia moglie ha lasciato tutto il gregge di pecore sotto il Monte Nanos e è tornato indietro senza le pecore. Papà di mia moglie Giuseppe, detto Pepi, dopo il suo percorso lavorativo professionale suo, aveva sempre questo pallino di avere di nuovo un gregge di pecore. Ed è andato a riprendersi un paio di pecore dove suo papà le ha vendute. Le ha riportate e ha fatto un gregge di 250 pecore che ha ricominciato a pascolare le Landa Carsica Triestina. Poi c'è scomparsa di mio suocero Pepi. Abituate a stare con Pepi da 20 anni e con Sonia, solo loro due, avendo un'altra voce, la mia e quella di mia moglie Anna Maria, queste si sono trovate in difficoltà. Dicono: cosa vogliono questi due? E allora cominciavano i nostri problemi per andare al pascolo. La pecora col pastore si sente sicura, si sente protetta. Questa è la differenza: il pastore fa protezione con il suo gregge. Allora tutte le pecore si fidano ciecamente del pastore, cambiando la voce o il comportamento, vanno in difficoltà. Allora non si sentono tanto protette e ci vuole un po' di tempo finché loro non ti riconoscono. Pian piano, con un grosso sforzo di lavoro, di portarle sempre più vicino, portarle fuori più spesso, cioè anche 2 o 3 volte al giorno, ce l'abbiamo fatta che così le pecore si hanno accettato come il loro pastore. Io e mia moglie abbiamo deciso di avere una fattoria tradizionale, di fare in modo tradizionale quello che ci è stato insegnato da suo papà, che è stato insegnato da suo nonno. Allora di portarle fuori, non di lasciarle sempre dentro al chiuso. Cambia tantissimo perché? Perché l'animale ha la libertà di andare a brucare l'erbetta migliore, di muoversi e di vedere la luce del sole. Quel allevamento gli animali non lo vedono, restano dentro. A noi ci piace stare fuori all'aria aperta e fare pastorizia sul carso. È dare qualcosa alla natura, che la natura anche poi ce lo ritorna. Cioè, le pecore mangiano l'erba, noi la concimiamo, puliamo la landa carsica e il prossimo anno avremo dei pascoli più belli e più puliti. Il formaggio di pecora del Carso è unico perché? Perché le pecore pascono sulla landa carsica, dove ricordiamo c'è il mare in vicinanza, abbiamo non so quanti tipi di erbe aromatiche, abbiamo le montagne, la brezza marina, è un clima particolare e le pecore mangiano liberamente fuori. L'esperienza di fare il pastore, di portare il gregge al pascolo è unica. Vai su una landa carsica, che si vede il mare, dove si vede il castello, dove si vede tutta la natura, ti fermi. Guarda le pecore che mangino piano o velocemente, deve stare lì per 2 o 3 ore a ritmo delle pecore. E rifletti e guardi un momento la natura, che solitamente oggigiorno non abbiamo tempo. Facendo il pastore, questo sei obbligato a farlo.